segnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gotti sembra intenzionato a dare spazio a qualche giovane della primavera, diretta a Studio Stadio dalle 20. Due sono rientrati dalla Spagna, uno dalle vacanze a Ischia. Cinque nuovi casi sono legati a una studentessa di Porcia che è stata a Bologna. Due sono stranieri. Il rientro in Friuli per 10 persone è stato caratterizzato dal tampone positivo. Mentre Trenitalia si vede costretta a cancellare prenotazioni a causa del dietro front del governo sulle capienze, in regione Fedriga conferma che treni, bus, traghetti e funivie possono essere riempite di passeggeri in ogni posto disponibile. Da martedì spariranno i cassonetti nella zona nord della città. Gli abitanti ne approfittano per liberarsi di ogni genere di rifiuto, che con la raccolta porta a porta diventerà di difficile smaltimento. Risultato? Disordine e sporcizia. Luglio ha portato a Lignano il 30% dei turisti in meno rispetto allo scorso anno, con diminuzione dei fatturati fino al 50%. Ma la località friulana punta tutto sul mese di agosto, adeguandosi a un turismo diverso. A tutti voi buonasera, buona domenica e bentrovati al nostro TG della sera in diretta. È l'ultima domenica per quanto riguarda il campionato di Serie A con l'Udinese che gioca questa sera a Reggio Emilia. Siamo pronti a raccontarvi tutto a partire dalle 20 nel corso della diretta di Studio Stadio. Sentiamo però le ultime che arrivano proprio da lì, da Reggio Emilia, con la squadra pronta a partire per lo stadio per giocare appunto alle 20:45 contro il Sassuolo. Jacopo Romeo. Sì Giorgia, bentrovati anche i nostri telespettatori. Oramai ci siamo, è prossima la partenza del pullman dell'Udinese verso il Mapei Stadium. Si sta ultimando proprio in questi istanti la riunione tecnica in cui Luca Gotti sta comunicando la formazione alla squadra. Allora partiamo proprio da quello, al 3-5-2, con il ritorno di De Maio sul centrodestra in difesa insieme a De Kong e Samir, e davanti avrà sciolto il dubbio Nestoroschio, Kaka, Lasagna, queste rotazioni delle coppie di attaccanti a cui abbiamo assistito in queste ultime gare del campionato. Noi siamo sbilanciati, abbiamo detto Lasagna che è partito fuori contro il Lecce tornerà dal primo minuto. Chi con lui però? Noi lo scopriremo tra poco quando leggeremo le formazioni non appena la squadra arriverà allo stadio, ma uno tra Nestoroschio e Kaka naturalmente accompagnerà il capitano lì davanti. Sulle fasce Struger a destra e uno tra Ziegler e Sema sulla corsia opposta. Qualora Sema giocasse a centrocampo vedremo l'olandese, in questo caso partirebbe alla panchina Fofana, che l'abbiamo detto non è a meglio, molto stanco, affaticato nelle ultime partite. Occhio anche ai giovani, Gotti ha più volte sottolineato che questa è la gara in cui ci sarà l'occasione per vedere all'opera qualcuno di questi. Uno ha già debuttato, Ballarini, l'altro sempre a centrocampo che reparto numericamente un po' più in difficoltà è Martin Palumbo, classe 2002, altro giocatore molto molto interessante. Chissà che la sorpresa non possa essere un impiego di uno di questi addirittura dal primo minuto, anche questo lo scopriremo tra pochissimo. A proposito di formazioni, in casa Sassuolo c'è l'assenza di Jeremy Boga, uno dei migliori elementi, un altro uomo mercato per la formazione De Zerbi, che non è a meglio, noi muscolari, non è stato convocato. Attenzione però comunque al Sassuolo, che reduce da un 5-0 proprio interno al Mapei Stadium contro il Genoa. Queste insomma le ultime relative alla partita, naturalmente ve la racconteremo come sempre durante Studio e Stadio, l'ultima recita stagionale dell'Udinese in un campionato che ha visto la squadra crescere e farlo anche bene post lockdown. Forse è il momento più difficile con le partite a ritmo serrato e che adesso vuole chiudere in bellezza questa stagione per ripartire tra poco più di due settimane col nuovo anno e rinnovati slanci. Archiviare il campionato, Giorgia, e poi da domani si apre il capitolo legato al futuro che la società ha già naturalmente programmato, ma su cui adesso tutti i protagonisti, tutte le parti in causa volevano essere perfettamente concentrati. E poi dalla panchina al mercato a tutti gli annessi e connessi, una nuova storia sarà scritta a partire dai prossimi giorni. Prima c'è una partita presumibilmente e auspicabilmente da vincere a Sassuolo. A te. Grazie Jacopo, a più tardi e buon lavoro. Veniamo ora alle altre notizie di giornata e cominciamo parlando di coronavirus, perché ci sono 10 nuovi casi positivi in regione, tutte persone che sono rientrate in Friuli dopo viaggi anche in altre città italiane. E a proposito di viaggi c'è il caos che riguarda i treni, perché sono stati annullati il 50% di biglietti dell'alta velocità
dopo il dietro front del ministro Speranza per il distanziamento appunto sui mezzi pubblici. In Friuli, Venezia, Giulia però si possono occupare il 100% dei posti del trasporto pubblico grazie a una nuova ordinanza emanata da Fedriga. Facciamo il punto con Valentina Bearzi. Nonostante i complimenti del New York Times sulla gestione esemplare della pandemia, l'Italia in questi giorni deve fare i conti con il rialzo dei numeri dei contagi, circa 300 al giorno. Un numero che si spiega con il rientro del virus nel nostro paese tramite chi soggiorna all'estero. Nella nostra regione le persone attualmente positive al coronavirus sono 149, con solo 3 pazienti in cura in terapia intensiva. I nuovi contagi ammontano a 10. Si tratta di 5 persone contagiate da una studentessa di Porcia di rientro da Bologna, 2 persone invece avrebbero contratto il virus in Spagna, un'altra dopo un soggiorno a Ischia e un ultimo ammalato sarebbe stato recentemente in Romania. Positivo anche un migrante ospitato alla Cavarzerani di Udine. Il paese prova a tornare alla normalità anche per quel che riguarda i trasporti, ma è guerra tra governo e regioni per il trasporto pubblico locale. Il ministro Speranza ha fatto dietro fronte e obbligato al distanziamento sull'alta velocità, causando così l'annullamento del 50% dei biglietti su Trenitalia e Italo, con quest'ultimo operatore che ha lasciato sulle pensiline 8.000 viaggiatori. Lombardia, Liguria e anche Friuli Venezia Giulia hanno dichiarato guerra però alle decisioni prese a Roma, annullando l'obbligo per chi si deve spostare all'interno della regione. L'ordinanza urgente di protezione civile firmata oggi da Fedriga infatti consente la possibilità di occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano e extraurbano, ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri. Vale lo stesso anche per i mezzi non di linea, come i noleggi con conducente, i taxi, i bus e le funivie, sempre ovviamente che si indossi la mascherina. A proposito dei nuovi positivi delle ultime 24 ore, come avete sentito, ce n'è uno anche ospite alla Cavarzerani. E proprio su questo tema c'è un post su Facebook del sindaco Pietro Fontanini che chiarisce: la persona contagiata è già stata isolata in un'altra struttura dedicata. Domani, scrive Fontanini, firmerò un'altra ordinanza per confermare la zona rossa per altri 14 giorni all'interno della Cavarzerani. Come sottolineato anche dal governatore Massimiliano Fedriga, il Friuli Venezia Giulia e Udine non sono più disponibili a gestire questo ormai insostenibile arrivo di clandestini economici dalla rotta balcanica. Questi giovani uomini non stanno fuggendo da alcuna guerra, vengono qui per farsi mantenere visto che lavoro non ce n'è e le loro competenze sono comunque molto scarse. Torniamo ai numeri Covid e andiamo a dare un'occhiata a quello che è l'andamento del virus in Italia. Con 239 i contagi nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri, secondo quelli che sono i dati del Ministero della Salute. Sono 8 le nuove vittime, tutte in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 43.269, 17.000 in meno di ieri. Nessuna regione fa registrare 0 nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia-Romagna 49, in Lombardia 38 e in Veneto 45. Sono 42 in Italia i pazienti in terapia intensiva, uno meno di ieri. Aumentano lievemente invece i ricoverati con sintomi, che ora sono 708, 3 in più. Come detto prima, in regione i pazienti in terapia intensiva sono 3, i ricoverati in altri reparti sono 9. Cambiamo argomento ora. Come previsto sono arrivati i temporali, sono arrivati le piogge e anche l'abbassamento della temperatura. È stata una nottata, l'ultima, ed è stata anche una mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco, anche se per fortuna non si sono registrati danni gravi sul nostro territorio. Vediamo. Il maltempo si è abbattuto questa notte sulla nostra regione, in particolare a Udine e nel Pordenonese. I violenti temporali sono cominciati intorno alle 2 di notte, causando forti raffiche di vento e pioggia battente. A Udine un albero è caduto in via Monte Ortigara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stato necessario l'utilizzo dell'autoscala. Altre piante si sono schiantate in via Forze Armate, viale delle Ferriere, via Parini, via Montegrappa e via Tullio. Diversi gli interventi dei vigili per mettere in sicurezza alberi, semafori e assi viarie. In via Leopardi alcune vetrate di un condominio sono andate in frantumi.
problemi. Anche qui i vigili hanno messo in sicurezza il marciapiede. L'area durante l'intervento è stata transennata. Sempre a Udine alcuni calcinacci sono caduti sulle auto in sosta. In provincia invece disagi a Remanzacco e a Sedilis di Tarcento, sempre per alberi caduti lungo le strade. All'opera anche la protezione civile. I vigili del fuoco di Pordenone invece sono intervenuti a Sacile e a Roveredo in Piano, sempre per la rimozione di piante finite sulla strada. Nessuna persona è rimasta ferita. Le temperature però sono precipitate di circa 20 gradi in poche ore. Problemi con l'energia elettrica a Grado, dove dalle 22 per circa un'ora si è verificato un blackout che ha interessato diversi quartieri della cittadina balneare. Senza energia anche alcune zone a San Giorgio di Nogaro per diverse ore, con notevoli disagi per i residenti. C'è stato un investimento questo pomeriggio in Viale Europa Lignano Sabbia d'Oro. Un'auto che si stava dirigendo verso Pineta, giunta all'altezza di Piazza Primo Maggio, ha investito una bicicletta che lo stava precedendo e che improvvisamente ha svoltato a sinistra per entrare in piazza. L'impatto è stato violento e il ciclista, un residente lignanese di 70 anni, è rovinato a terra. L'uomo è sempre rimasto cosciente, ma è stato trasportato con l'elisoccorso presso l'ospedale di Udine, ai rilievi della polizia locale di Lignano. E poi parliamo ancora di una scossa di terremoto, perché dopo quella di 3.8 gradi Richter di 3 settimane fa, con epicentro a Tolmino, oggi la terra è tornata a tremare in una zona della Slovenia vicino al confine, più o meno sempre nella stessa area. La scossa di 3 gradi Richter è stata segnalata alle 18.04 ed è stata avvertita distintamente in tutto il Cividalese e nelle valli del Natisone. Ed ora facciamo il punto sugli altri fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news. Traffica di incidenti questa notte, il più grave a Pozzuolo del Friuli, dove in via Giacomo Leopardi una donna è uscita di strada intorno alle 11 finendo contro un albero. Giunti sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo l'hanno soccorsa e poi è stata trasferita in ospedale a Udine, è rimasta ferita in modo serio. Sempre nella notte verso 1:30 si è verificato un incidente stradale a Campoformido lungo la Pontebana. Per causa in corso di accertamento, forse a causa del maltempo che stava imperversando, un furgoncino Fiat Doblò con a bordo due giovani poco più che ventenni residenti a Gorizia è uscito dalla carreggiata e i due hanno riportato ferite importanti, uno non era cosciente. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la centrale Soris di Palmanova ha inviato un'ambulanza in codice rosso. I due ragazzi sono stati accolti all'ospedale Santa Maria della Misericordia, sul posto anche i vigili del fuoco. Un turista sloveno di 73 anni di Lubiana si è sentito male questo pomeriggio verso le 2, poco dopo essere sbarcato dalla funivia che raggiunge il Monte Lussari. A dargli i primi soccorsi sul posto i due tecnici del soccorso alpino della stazione di Cave del Predil, che sono reperibili nei pressi della cima. Lo hanno raggiunto in pochi minuti e lo hanno stabilizzato. Poco dopo sono arrivati in quota altri tecnici della stazione a supporto dell'elisoccorso regionale. Nel giro di un'ora l'intervento si è concluso. Nel solo mese di luglio la stazione di Cave del Predil ha già effettuato 25 interventi. Nuove rintracce di migranti nella notte in Friuli poco dopo le 2 sono stati individuati a San Giovanni al Natisone, nella zona di Cascina Rinaldi. Si tratta di una dozzina di persone, tutti maschi, tutti provenienti dalla rotta balcanica. Sono stati fermati vicino alla stazione ferroviaria. Sempre questa notte, ma poco prima delle 5, un altro gruppo è stato segnalato a Manzano, lungo via Trieste. Gli stranieri stavano camminando in direzione Udine. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palmanova e della stazione di Manzano per le operazioni di identificazione. Sono stati portati a Castellerio, a Pagnacco, dove rimarranno in quarantena. È tutto pronto a Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, prevista per domani in presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Da una ferita che resta difficile da rimarginare, il simbolo di una nuova Italia che si rialza. Una giornata importante che racconta il presente e il futuro di un paese che cambia, ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte. Nel frattempo proseguono i preparativi, i test di carico condotti da ANAS hanno dato esito positivo ed è stato possibile rilasciare il certificato di collaudo statico. A 2 settimane dal secondo anniversario dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone, quindi Genova si prepara ad accogliere la nuova struttura, in cui c'è anche molto Friuli Venezia Giulia. La costruzione di tutto l'impalcato in acciaio, infatti, è stato opera di Fincantieri. Intanto il governo lavora sul decreto agosto, si lavora in particolare a bonus per veicoli commerciali. La proposta ora va discussa, i nodi sono la cassa integrazione, lo stop ai licenziamenti. Sentiamo.
Nel giorno della partenza razzo dei bonus per le auto, nel governo si affaccia l'ipotesi di estendere gli incentivi anche all'acquisto di veicoli commerciali. La sottosegretaria allo sviluppo economico, la DEM Alessia Morani, porterà la proposta sui tavoli della maggioranza del governo, che stanno scrivendo il decreto di agosto. Nei giorni scorsi il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha annunciato che nel nuovo provvedimento, con cui verranno investiti 25 miliardi di nuovo scostamento di bilancio, 500 milioni verranno stanziati per il settore automobile. Restano sul campo i nodi della cassa integrazione del prolungamento al 31 dicembre del blocco dei licenziamenti. Il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli ha già espresso le proprie perplessità su una proroga tout court delle due misure, parlando della necessità di ritararle. Secondo le intenzioni del governo, la prima sarà regolamentata in modo da evitare che possa riguardare anche aziende che non hanno subito la crisi. Però serve una formula che non escluda quelle ditte che non hanno risentito subito del Covid, ma che ne pagheranno le conseguenze a scoppio ritardato. Per il blocco dei licenziamenti, il governo starebbe valutando nuovi motivi di deroga, oltre a quelli ipotizzati in alcune bozze: cessazione dell'attività e fallimento. Ora torniamo in regione, in particolare a Udine, e vi facciamo vedere cosa succede nella zona nord della città a pochi giorni dal passaggio alla raccolta porta a porta. Cartoni, bidoni, sacchi e oggetti di uso quotidiano, ma anche sedie, scarponi, appendini per una cameretta da bambino. Tutto abbandonato alla bella e meglio, a fianco dei cassonetti dell'indifferenziata, ma anche della plastica e della carta. Quei cassonetti che fra poco scompariranno per lasciare spazio al contestato porta a porta. Siamo a Udine Nord, quest'oggi, e in ogni via si ripete la stessa scena. I residenti del più popoloso quartiere di Udine, che già hanno dovuto far fronte alla sparizione dei contenitori dell'umido per una settimana, hanno deciso di portarsi avanti prima che sia obbligatorio il viaggio fino all'ecopiazzola di via Rizzolo. Le immondizie vengono lasciate senza nessun rispetto su marciapiede, strada, aiuole. Anche in Viale Trieste i cassonetti scoppiano e, complice il maltempo, i rifiuti sono finiti ovunque. Scene già viste nei mesi scorsi lungo le altre vie delle zone di Udine che hanno subito il passaggio al nuovo sistema. C'è molto malumore tra i residenti che si recano a conferire i propri rifiuti per l'ultima volta. Entro martedì infatti scatterà il lievo definitivo dei contenitori da parte della NET. Molti non si adeguano alla raccolta forzata e preferivano sì differenziare ma conferire liberamente. La preoccupazione riguarda soprattutto il ritiro del verde, per il quale al momento è necessaria la prenotazione con un giorno di anticipo. Il percorso, iniziato ormai da tempo, ormai non si può arrestare, ma questi mesi pare non siano serviti né a generare nei cittadini sensibilità green né familiarità con il nuovo metodo. Dai problemi di Udine ai problemi delle città di mare, andiamo a Lignano, dove il mese di luglio ha registrato mediamente un calo di presenze del 30% rispetto all'anno scorso e il calo dei fatturati arriva addirittura al 50%. Lignano però non si arrende e punta tutto sul mese di agosto, in un turismo che si è modificato a causa del Covid, con soggiorni mordi e fuggi e la richiesta di pernottamenti compensativi completa. Sentiamo. Si è appena chiuso il mese di luglio e abbiamo tratto insomma le prime somme. Purtroppo il mese di luglio è stato caratterizzato da un forte calo di presenze intorno al 30-40% nelle strutture alberghiere, di conseguenza anche i fatturati sono stati in forte calo. Il mese di luglio è stato caratterizzato da soggiorni nel last minute, negli ultimi giorni prima della data d'arrivo. Molti italiani che hanno goduto e hanno approfittato del bonus vacanze, gli stranieri hanno iniziato ad arrivare a Lignano, sorpresi di quella che è la situazione che hanno trovato. Quindi una situazione molto più positiva rispetto a quella che veniva descritta dai loro media. Sono stati molto felici dei loro soggiorni, sono molto felici dei loro soggiorni. Adesso è arrivato il mese di agosto, confidiamo che agosto faccia l'agosto, le prenotazioni di base ci sono, però tutto è soggetto a variazioni continue, modifiche, cancellazioni, cambi data, quindi è difficile fare delle previsioni oggettive reali. Il calo delle presenze è stato sensibile, soprattutto nella prima metà, nelle prime due settimane di luglio, dove abbiamo avuto molte strutture che erano occupate ben meno del 50%. Il calo complessivo di presenze, abbiamo fatto una stima, sia stato tra il 30 e il 40%. Negli ultimi giorni qualcosa è migliorato, abbiamo avuto delle strutture che hanno fatto segnalare il tutto esaurito, però ci sono ancora molte camere libere in giro. Il turismo è un turismo di prossimità, un turismo mordi e fuggi, caratterizzato da molte presenze di italiani che vengono dalle regioni a noi vicine, soggiorni di 3, 4, 5 giorni, prenotati 1, 2, 3 giorni prima della data d'arrivo,
e prenotati molto spesso con il bonus vacanza. Abbiamo visto che i turisti stanno cercando strutture che possono garantire molti servizi. Il ristorante è uno di questi, il fatto che la maggior parte degli alberghi abbia servizio spiaggia incluso, soprattutto nel fine settimana, è un plus, visto che le spiagge hanno fatto segnalare il tutto esaurito grazie all'afflusso di molti pendolari quasi tutti i sabati e domeniche di luglio. Quindi gli alberghi che riescono a offrire un servizio a 360 gradi sicuramente hanno avuto dei risultati migliori rispetto agli altri. Non soffrono solo le spiagge, soffrono e come anche le grandi città d'arte come la vicina Venezia. L'assenza dei turisti stranieri sta mettendo in ginocchio l'economia delle città d'arte italiane, in particolare quelle maggiori, Roma, Venezia, Firenze, Torino e Milano, che insieme valgono oltre un terzo del turismo italiano e si apprestano a perdere nel 2020 quasi 34 milioni di presenze turistiche dall'estero, con conseguenze importanti per tutta l'economia cittadina, soprattutto per le imprese dei centri storici. Lo stop dei visitatori causerà infatti una perdita di 7 miliardi di euro circa di spese turistiche complessive, di cui 4,9 miliardi a carico del settore alloggio, della ristorazione e delle attività commerciali e dei servizi. A lanciare l'allarme ai Confesercenti, la maglia nera va proprio a Venezia per la millenaria Serenissima, simbolo del turismo made in Italy. E solitamente tra le mete più ambite a livello globale, si prevede una diminuzione di 13,2 milioni di presenze per un totale di 3 miliardi di euro di spesa turistica perduta. Torniamo ora a Lignano, andiamo all'Arena Alpe Adria, dove questa mattina all'alba è andato in scena il concerto per pianoforte. Protagonista Dario Faini, noto anche con lo pseudonimo di Dardust, pianista, compositore, produttore, discografico e musicista italiano. Andiamo a sentirlo. Dopo l'emergenza Covid, di nuovo al pianoforte, com'è andata? È andata bene, era un pubblico molto attento, rispettoso, silenzioso, un po' come è stato in tutti questi concerti, quindi sono contento. Un'evoluzione della tua musica, l'ultima volta ti avevamo visto a Udine, adesso cambia in questo viaggio tra i pianeti. Sì, questa è Lost in Space, mi piaceva, dato che si è chiusa questa trilogia, questi tre album, mi piaceva ripercorrere tutti i miei viaggi fatti e il sistema solare mi sembrava a livello simbolico perfetto per raccontare anche i miei viaggi sul pianeta Terra. Senti, oltre a compositore, tu sei anche molto attivo come autore e nonostante il Covid sei riuscito a produrre, insomma, a collaborare con artisti che comunque adesso hanno delle hit, penso a Guaranà. Vieni più vicino, lasciati guardare, che negli occhi tuoi non ci vedo un me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni. Com'è andato in questo periodo in cui non ci si poteva vedere? Abbiamo fatto tutto tramite Zoom, FaceTime e abbiamo continuato a scrivere. Beh, alcuni pezzi erano già pronti prima, quelli che sono usciti quest'estate. E quindi De Fuera, per esempio, questa ultima mia feat con Gali, Marra e la Madama, invece è andata durante il lockdown e poi l'abbiamo registrata fisicamente insieme appena finito il lockdown. Quindi sì, comunque è stato un periodo produttivo, devo dire. Cambierà la musica dopo il Covid? Spero di no, spero che migliorerà, quindi cambierà in meglio. Tanta pioggia questo pomeriggio invece ai laghi di Fusine per l'ultima giornata del No Borders Music Festival, la giornata che ha preso il via alle 11 con Remo Anzovino, compositore e pianista, uno dei massimi esponenti della scena strumentale, nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film, che ha condotto il pubblico in un viaggio mistico tra le musiche dei suoi album in studio e le colonne sonore realizzate per la grande arte al cinema, che lo scorso anno lo hanno portato al Nastro d'Argento, menzione speciale musica dell'arte. Poi alle 14 con il suo sound contemporaneo internazionale è andato in scena Mario Biondi, la voce black della musica italiana apprezzata in tutto il mondo, che è riuscito a riscaldare i cuori degli spettatori che hanno resistito imperterriti alla pioggia. La giornata poi si è chiusa con un emozionante omaggio al poeta friulano Pierluigi Cappello,
originario di Chiusaforte, nel comprensorio del Tarvisiano, è scomparso 3 anni fa, da parte dell'attore Massimo Somaglino, che ha interpretato alcune poesie di Cappello musicate dal percussionista indiano Trilok Gurtu, uno dei più importanti nomi della scena strumentale mondiale e grande amico del No Borders Music Festival, festival che oggi ha salutato i laghi di Fusina. Il prossimo weekend sarà Sella Nevea per i concerti di Manu Chao e Mannarino, in programma venerdì 7 agosto sull'altopiano del Montasio e sabato 8 agosto sul Monte Canin. Con queste belle immagini che ci arrivano dai laghi di Fusine, chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.